Probabilmente fine 2024. L'altro ieri è stato riaperto il ragionamento all'interno del tavolo del centrodestra, c'è già un testo presentato al Senato, ci sarà sicuramente un'ulteriore interlocuzione che determinerà, diciamo, dei ritocchi rispetto al testo rappresentato, però insomma il centrodestra farà in modo che i cittadini ritorneranno a scegliere il Presidente del prossimo Consiglio provinciale. Ecco, Forza Italia continua a fare rete sul territorio e così a catalizzare altre forze che possono così infoltire la truppa anche dal punto di vista qualitativo. Ma ci sono adesioni continue, anche molto molto importanti, perché evidentemente è un partito che propone contenuti programmatici al sogno, ma soprattutto riesce a tradurre le idee in azioni. Quindi quando un partito offre dei contenuti programmatici, ma soprattutto dimostra di essere concreto e pragmatico rispetto alle necessità del territorio, o riesce, diciamo, a creare sintesi anche per delle opportunità che questo territorio ha, evidentemente crea, è un automatismo attrarre persone che vogliono far politica in maniera seria, costante, per produrre risultati per l'esclusivo interesse del territorio. Quindi Forza Italia incassa quotidianamente adesioni, tutto è molto molto, molto importante, quindi continueremo in questa direzione. Primo banco di prova alle europee. Sì, credo che il nostro candidato sul piano delle preferenze sarà il primo della coalizione, quindi su questo non c'è dubbio, ma non per bravura, ma perché siamo una squadra molto molto forte che guarda agli interessi dei cittadini. Quotidianamente ci occupiamo del territorio e dei cittadini, non di altre logiche familiari, guardiamo soltanto al territorio e ci impegniamo quotidianamente su tutti i temi, dalla sanità, dalle infrastrutture, a imprese, famiglie.